ricerca è una di quelle belle cose che fa sentire il mondo unito, perché i ricercatori creano una rete mondiale e l'unica competizione che c'è è arrivare in fretta a un risultato per aiutare le persone, non a confliggere tra di loro. Ecco, la ricerca in Italia purtroppo è finanziata poco, è al di sotto del 2% che è la media europea, e abbiamo capito che serve. Allora Roche, con la sua fondazione di cui io sono presidente, io sono Maria Pia Garavaglia, la presidente da un paio d'anni della Fondazione Roche, abbiamo deciso di stare dalla parte dei pazienti. Il nostro slogan, per così dire, è persone, non solo pazienti. E la ricerca è il servizio più alto alla dignità della persona e a cercare di stare vicino a chi ha bisogno che il diritto alla tutela della salute sia affermato davvero. Per cui abbiamo un'associazione di pazienti, abbiamo costruito insieme al CNR una carta etica sulla ricerca indipendente, perché ecco, i bandi sono proprio la risposta alla volontà di valorizzare la ricerca indipendente. L'idea che ci si dedica alla ricerca perché deve essere fatta a favore delle persone. I nostri bandi riguardano una serie di discipline, l'oncologia, le neuroscienze, l'ematologia. Quest'anno abbiamo aggiunto, proprio per ciò che Covid ha portato alle persone, sia le sane e a maggior ragione alle persone che hanno patologie, quei disturbi psicosociali, per cui c'è uno dei bandi dedicato a questa disciplina che prima non era prevista. Sono 8 bandi, ciascuno dei quali finanziati con 50.000 euro, che danno la garanzia ai giovani che vincono e che ottengono un risultato importante di per sé, perché già vincere il bando significa essersi messi a disposizione di chi fa una selezione molto difficile e accurata.